Costruire una matrice significa fare un altro quadrato praticamente, che però è ben diverso dal quadrato della mater, perché è un ricalcolo del quadrato della mater. In sostanza il nostro quadrato 12x12 sarà diviso in due partizioni, 6 e 6, sinistra e destra, in cui da una parte ci sarà un esacordo che noi abbiamo scelto, dall'altra parte il suo complementare. E le note di ognuno degli esacordi saranno disposte con un ordine preciso, dalla nota più grave delle armoniche alla nota più acuta delle armoniche di quel preciso esacordo. Quindi l'ordine deve essere sempre rispettato, anche se abbiamo una divisione in due partizioni. Allora, E condivido lo quindi schermo. per riassumere, nel primo metodo noi non tocchiamo l'ordine delle armoniche e andiamo ad identificare il nostro esacordo dove è posizionato naturalmente. Invece con la matrice operiamo quindi un'artificialità, andiamo scegliendo il nostro esacordo a posizionarlo tutto nella prima parte del quadrato, cioè le prime sei note. E lì poi c'è l'ordine delle armoniche in quelle sei note. E le rimanenti a loro volta ordinate, ma sulla destra. Quindi c'è questa separazione per cui le 12 non sono più ordinate secondo la serie armonica, ma solo. Quindi che cosa cambia in questo caso della matrice? Cosa cambia rispetto all'altro metodo? La successione La successione delle. delle armoniche inverse, quindi delle fondamentali. Della modulazione. Prima cosa. Prima Seconda cosa. cosa, possiamo fare 12 modulazioni. Esatto. Verranno 12 modulazioni e non soltanto, avremo 12 trasposizioni e non solo 6. Quindi la matrice è anche un modo molto intelligente che possiamo usare per avere uno spettro più ampio di modulazione. Poi tutto dipende da quello che dobbiamo fare, nel pezzo che dobbiamo scrivere, quanto lunga vogliamo una sezione, quante armonie vogliamo attraversare. Comunque la matrice la vediamo adesso. Sì, questa è la distinzione appunto tra mater e matrice, quindi mater si usano sottoinsiemi all'interno di un quadrato 12x12, cioè si usa la mater, oppure dei sottoinsiemi, come abbiamo visto nel caso di questo trio numero 5 di Colla. La matrice è un ricalcolo completo che è basato su l'esaccordo specifico che noi andiamo a scegliere. Naturalmente sarà un esaccordo, viene da dire, prevalentemente simmetrico, perché il nostro interesse sarà di utilizzare una simmetria, no? Però si può fare in ogni caso in qualsiasi esaccordo. Allora, nel caso scegliamo naturalmente poi un esaccordo simmetrico, va da sé che questo quadrato che ne verrà fuori sarà usato soltanto nel temperamento equabile, a meno che noi non abbiamo un desiderio di fare una simmetria deviata microtonalmente, procedura un po' bislacca, ma ora vediamo come procedere per la costruzione del quadrato. Per poter fare quello che diceva Lorenzo, bisogna dividere questi esacordi a sinistra e a destra e ordinarli, ma ordinarli secondo quale fondamentale? Qui è il problema. Se noi prendiamo l'esacordo 65 che vediamo qui rappresentato, rimesso in forma primaria produce questo, e dobbiamo decidere qual è di queste sei note quella che è veramente la fondamentale. È il Do, è il Re bemolle, è il Mi bemolle, è il Fa, qual è la tonica? E allora cosa si fa? Sappiamo che la regola di un aggregato sonoro accordale, per poter capire qual è la sua fondamentale, generalmente si cerca dentro un intervallo di quinta. Se l'intervallo di quinta c'è, vuol dire che la nota più grave di quella quinta sarà la fondamentale. Se non ci sono quinte, la quarta, la nota più alta della quarta sarà la fondamentale. Se non ci sono nemmeno le quarte né le quinte, allora si cercano le terze maggiori. Le terze maggiori, allora andremo a cercare la nota grave della terza, quindi quella sarà
la fondamentale, cioè praticamente la procedura delle armoniche in sostanza, no? Andiamo a cercare la quinta, la quarta, la terza maggiore. Poi, se proprio siamo disperati, arriveremo alle seconde, ma sono casi molto rari. In questo caso, vediamo che in questo esacordo abbiamo due intervalli di quarta che sono possibili, che sono Do, Fa, Re bemolle, Fa diesis. Le avessimo in un altro ordine, le consideriamo quinte, ma comunque sono questi due, i nostri due punti fondamentali. Allora dobbiamo decidere se è migliore avere tra Do, Fa, e sarebbe Fa, la tonica, o Re bemolle, Sol bemolle, sarebbe Sol bemolle o Fa diesis, enarmonicamente parlando, la fondamentale. Allora, la fondamentale quindi sarà Fa o Fa diesis? Se è Fa, abbiamo il 65 selezionato qui all'interno delle armoniche di Fa, otteniamo questo, in grigetto troviamo le note dell'esacordo 65. Queste note qui sono messe qua, sono selezionate nelle armoniche di Fa. Nelle armoniche di Fa diesis selezionate sono queste. Si vede abbastanza chiaramente che le armoniche di Fa sono più basse. Essendo più basse delle armoniche di Fa diesis, è preferibile. È preferibile in quanto più consonante. Quindi la procedura che Colla consiglia è questa per determinare quale sarà la fondamentale del quadrato magico una volta che siamo partiti da un nostro esaccordo messo in forma primaria. O non in forma primaria, come uno vuole, non lo so. Però, insomma, bisogna determinare una fondamentale, in qualche modo. E poi, se uno vuole utilizzare una fondamentale più dissonante, naturalmente può anche scegliersi la più dissonante di tutte, se vuole. Però, generalmente, la procedura è questa. Quindi si dovrebbe fare la fondamentale derivata dal bicordo migliore. Quindi, allora abbiamo Fa. E questo è il nostro quadrato, che è diviso chiaramente in due partizioni. A sinistra abbiamo l'esacordo 65 e a destra le sei note dell'esacordo 60. Entrambi, ricordiamo, sono simmetrici. Ci viene fuori questo bel quadrato magico 12x12 con diagonale Fa da utilizzare assolutamente in intonazione temperata. E che altro possiamo dire? Quindi qua si vede chiaramente che all'interno del gruppetto di 6 c'è l'ordine corretto, quindi 1, 3, sì. 5, 7, 13 e 17. Salendo, quindi, sì. Poi si riscende salendo. Nel 60, si deve andare alla più bassa che c'è, il Sol in Fa, che nota è? È la nona, quindi. Poi il Si, che nota è in Fa, è l'undicesima, e così via. Quindi si risale, ognuno, è un quadrato esattamente come l'altro, ma è diviso in due partizioni praticamente. Sì, è magico perché la diagonale sarebbe... è magico perché la diagonale è Fa. Non oscilla perché naturalmente lo utilizzeremo in maniera temperata, equabile. Quindi direi che è molto chiaro e si può anche utilizzare non è che è obbligatorio per forza fare solo esacordi, eh? Quindi possiamo anche dividere in due partizioni scegliendoci che so io, la scala dei tasti bianchi e il suo complementare tasti neri, per dire, allora possiamo 7 più 5, possiamo fare un quadrato 7 più 5, cosa che Alberto fa nel terzo quartetto utilizzando questo quadrato, che utilizza proprio l'eptacordo 66 e il suo complementare pentacordo 66, che sono gli stessi che stavo dicendo io. Scala maggiore, scala pentatonica. Scala maggiore, scala pentatonica, esatto. E questo è un quadrato 7 più 5, la procedura è assolutamente la stessa, l'eptacordo andrà ordinato dalla più grave alla più alta, il pentacordo dalla parziale più grave alla più alta. Naturalmente sono due complementari e questo è tutto. Adesso facciamo un riassunto dell'ordine primo, qualche piccolo commento. L'ordine primo può essere quindi utilizzato in intonazione temperata equabile, sia dritto che inverso, quindi sia le righe orizzontali che l'inversione, tutto quanto in temperamento equabile. Possiamo però anche, molto interessante, utilizzare ogni riga orizzontale in intonazione naturale e tagli di gravitazione, quindi in verticale avremo invece il temperamento equabile, e questo è realizzabile, come abbiamo già detto, con strumenti che hanno le armoniche
nella loro costituzione, come i corni, gli ottoni, gli armonici degli archi. Ci sarà un'oscillazione della diagonale del quadrato, naturalmente microtonalmente, perché abbiamo visto che la diagonale sale nelle armoniche, quindi avremo via via l'intonazione della prima, della terza parziale, della quinta, eccetera, eccetera, settima, nona, undicesima, e quindi oscillerà. Poi ce n'è una maniera che sarebbe utilizzare in temperamento equabile. Alla nelle righe orizzontali e l'inversione in intonazione naturale, cosa che secondo me non è molto sensata ed è anche difficilissima da realizzare con gli strumenti. E poi c'è un ultimo modo originale, inversione entrambi in intonazione naturale, che sarebbe quella col quadrato che non, con la diagonale che non oscilla, e sarebbe anche interessante, ma è molto problematico per gli strumenti, direi più applicabile su sistemi elettronici o elettronica, insomma. I sistemi il tipo 3 e 4 non sono buoni per le simmetrie, a meno che non le si desidera utilizzarle deviate microtonalmente. Questo per quanto riguarda la Mater. Abbiamo visto si può costruire poi una matrice al di sopra della mater. Ora vediamo gli ordini secondo, l'ordine terzo e le relative matrici che si possono costruire in questi due ordini.